l'occasione della festa dell'Atletica, un appuntamento ormai diventato abituale e che vuole omaggiare gli atleti che nel corso di questo 2019 che sta per lasciarci si sono distinti nelle varie gare che appunto questo sport presenta. E in più, oltre alle premiazioni ai tali di atleti dell'Atletica Laudia, atletica nel senso della squadra di calcio, naturalmente, abbiamo anche delle borse di studio per merito sportivo e scolastico. Che è una cosa molto importante per poter far andare avanti degli studi e questi amici che fanno atletica. Vedo che avete tutti la faccia. Salve Patrick. Ah, e quale sono? E che io me la cantavo in nazionale, adesso ho capito perché. Sono 2000 foto, tipo a casa come è andato per cena. No, girano, si ricorda se girano, figura. Allora, la parola subito, onde di dare la notte al presidente della Atletica, glorioso come suo presidente, Domenico Forestieri. No, non ci sente. Buonasera, benvenuto alla nostra undicesima festa dell'Atletica. Con questa cerimonia il Club Atletico Laudia vuole omaggiare tutti i suoi atleti per i risultati ottenuti in questo anno agonistico, ma soprattutto premiare il loro impegno e il loro sacrificio, che quasi giornalmente dedicano all'atletica, allenandosi con qualsiasi condizione fisica, con il preciso impegno di raggiungere la migliore condizione per esprimersi al top nelle varie gare. Dopo questo doveroso preambolo ringrazio per la loro presenza il sindaco ingegnere Angelo Lamboglia, l'assessore allo sport Lucia Carlo Magno e poi un doveroso saluto e ringraziamento a Carmine Ambrito, subcommissario della FIDA di Casigliata e al responsabile tecnico professor Angelo Di Pio, che sono venuti a Matera per onorarci a questa festa della scuola. Con orgoglio saluto in sala anche la presenza delle migliori delle nostre medaglie in campo nazionale, cioè Nicola Mastroianni, non so se è arrivato, però è alla UIA, campione italiano 200 e 400, Berardino Chiarelli, medaglia di bronzo assoluta nel 2007 ai campionati italiani del 2008 a Cagliari, a Giuseppe Oliveto, medaglia di bronzo ai campionati italiani cadetti nel 2002 a Isernia. Atleti che hanno veramente difeso con onore il colore del Club Atletico Laudia. Un saluto particolare a Pedro Sesilli, che è stato il primo atleta lucano, cioè il primo atleta del Club Atletico a vestire la maglia azzurra nel lontano 1975, se non 75-76, se non sbaglio giusto la data. Il Club Atletico Laudia in questo 2019 ha partecipato a ben 3 campionati italiani: campionato italiano di corsa campestre all'Emilia Reale a Torino con la cadetta Nive Scozzi nella rappresentativa regionale di classifica, al campionato italiano master di mezza maratona a Trani con l'atleta Luciano Rizzo, ai campionati italiani su pista a lieve ad Agropoli con la nostra atleta di punta Maddalena Cassini, atleta capace di correre ben 8 volte i 100 quest'anno sotto i 13 secondi, con una punta di 12,55 che equivale al nuovo primato regionale a lieve che esisteva dal 1996, 12,60, anno in cui Maddalena non era neanche nata. Il mio augurio è quello che in questo 2020 l'atleta sia capace di arrivare al primato regionale assoluto 12,28 stabilito nell'anno 2000.
e in questo 2019 tanto sono stati gli atleti che hanno siglato risultati di valore dal doppio titolo regionale assoluto di corsa campestre con la squadra maschile femminile, al titolo individuale assoluto di corsa campestre di Giacomina Miraglia, al risultato nella velocità di Chiara Cipriano, 13-17 nel 100 piano, 27-49 nel 200, al primato regionale categorie esordienti 50 metri con la giovanissima con 7-4 con la giovanissima atleta Barbara Pazzini. Un cenno all'iniziativa che il club atletico quest'anno ha voluto mettere in cantiere anche, anche per gli anni successivi. Le borse di studio per merito sportivo e scolastico, con la convinzione che c'è una netta connessione tra sport, trasporti ad alto livello e profitto scolastico, sportivi studenti, sportivi vincenti. Nei miei oltre 40 anni di allenatore posso dire con certezza che i migliori atleti sono quelli che hanno un alto profitto scolastico ed un grande impegno negli allenamenti, quasi giornalieri. Il mio rammarico è che spesso nel mondo della scuola in generale questo non riesce a percepire, e questo connubio spesso con questo connubio, spesso gli studenti che svolgono attività agonistica sono un po' penalizzati, a mio parere chiaramente personale. A differenza di altri stati dove lo sport è visto come grande arricchimento al profitto scolastico degli atleti e studenti. Basta pensare alla Germania, agli Stati Uniti, dove praticamente nei college gli atleti prima di entrare nei college devono ottenere dei risultati di alto livello a livello sportivo. Inoltre voglio mettere in evidenza le iniziative che il club atletico La Uglia porta avanti sul territorio per propagandare la vita. Dalla Sala Uria quest'anno la 26esima edizione alla manifestazione promozionale per incentivare i giovani ad avvicinarsi alla crescita, come il ragazzo più veloce di La Uria, la manifestazione di primavera e d'autunno, nella cerimonia di premiazione sottolineeremo il valore dei nostri atleti che andremo a premiare. Volevo parlare un po' delle condizioni della nostra pista di atletica. Giusto per accennare, siamo in una bella festa e cerchiamo di fare sopra questa festa, che spesso a causa delle precarie condizioni della pista gli atleti vanno incontro a seri infortuni proprio per le precarie condizioni, ma considerate che oggi è un giorno di festa, sono pure bene, sperando che ne sono sicuro, questa amministrazione comunale abbia la voglia, la capacità di voler risolvere questo annoso problema. Ringrazio tutti per la partecipazione e iniziamo la cerimonia di premiazione. Volevo solo ringraziare in particolare Pino Carlomagno per essere presente a tutte le nostre manifestazioni. Le vogliamo la via per il contributo e l'aiuto che viene sempre, e a Mario Lombardo per la disponibilità della sala. Grazie. Le premiazioni, è giusto farvi il saluto, invitiamo il sindaco Lamboglia. Sindaco, mi ricordo. Grazie, Domenico, buonasera a tutti. Io inizio da dove tu hai chiuso, anche perché mi sembra che generoso. La nostra amministrazione ha già candidato un progetto di 4,5 milioni. L'ha fatto 2 anni fa alla regione, una pista attrezzata per le competizioni non nazionali e internazionali. Siccome abbiamo avuto picche, ma perché comunque i budget messi a disposizione dal Ministero non sono dei budget esosi, tant'è vero che parli di alcune piste in Italia, inviterei a fare un censimento di quante piste ci sono e proiettarle su uno schermo, no? Perché sennò può sembrare che le amministrazioni... Noi abbiamo avuto una sensibilità, lo dico all'assessore lo sport, l'assessore Carlo Magno, c'erano in amato prima, l'abbiamo affrontato dal principio,
Con la pista presenta innanzitutto un primo problema, legato al dissesto idrogeologico, che va risolto prima di qualsiasi intervento sulla pista. Non lo dico oggi perché l'ho detto già l'anno scorso, non lo faccio in maniera polemica, lo faccio per ricordare, perché sembra che alcune volte, anche dai social, non è innanzitutto un getto di riferirci, perché no, perché abbiamo messo in mano, ci sono gli atti. C'è il progetto protocollare, il progetto amministrazione, diciamo, no, lo faccio per chiarirlo, è costato trovare dei tecnici, farli ripiegare, poi capire che cosa significa se si deve fare un progetto esecutivo di 4 milioni e mezzo, quello è un studio di fattibilità, richiede una spesa minore ma comunque la vita. L'abbiamo fatto perché riteniamo che ve la meritiate, per i risultati che portate, per l'abnegazione che vi dimostri quotidianamente. Cioè, basta guardarti, piove, nevica, io ho visto chi è che veramente ci tiene a questo sport, cioè, sottolineato dell'introduzione, io fruisco anch'io della pista quando non vado in bici, hai sottolineato che vanno bene a scuola e mettono passione nello sport ottenendo i risultati. Io nel mio piccolo giocavo a calcio, pure andavo bene a scuola e ottenevo dei risultati, giocavo in eccellenza, in promozione. Non è un grande calciatore, però ho raggiunto dei risultati. Per dirvi che ci stiamo lavorando, c'è l'assessore al bilancio, l'assessore allo sport che ci stanno. Io non voglio fare annunci. Forse siamo riusciti a recuperare grazie allo spulciare tutti i potenziali canali. Grazie veramente al lavoro dell'assessore allo sport, di tutta l'amministrazione, l'assessore allo sport, l'assessore al bilancio, con l'impegno, cioè hanno preso di petto l'impegno preso sulla pista d'atletica. Noi avevamo tre impianti, ultimare il Rodolfo Mignone è stato un'impresa in sei mesi, lo dico così, Lucia lo sa, era nell'altra amministrazione, abbiamo rischiato il paradosso. Oggi stiamo facendo con l'Istituto di Credito Sportivo il potenziamento dell'illuminazione, che significa potenziare anche superiore la pista, perché i fari sono in una condizione da poter garantire anche l'illuminazione sul superiore. Il palazzetto lo abbiamo fatto, poteva essere completato, almeno da questo punto di vista abbiamo cercato di fare il massimo, ogni opera vetta l'abbiamo chiusa, c'è sulla piana di campo per le partite, abbiamo atteso, facendo giocare la pallavolo, lo abbiamo completato. Stiamo completando la sala Comium, che è per sala congressi, che potrebbe risultare ideale anche per gli spettacoli teatrali. Dicevo, abbiamo individuato dei canali, se ci va bene inizieremo con il dissesto, per poi candidarlo e dedicare un mutuo anche a questo aspetto, con tutte le criticità che abbiamo, perché io voglio ricordare 300 km di viabilità, ponti, strade, montagne che faranno, un problema purtroppo dell'Italia, però cerchiamo di separare, perché sul dissesto ci sono degli investimenti e soprattutto perché, lo devo dire, la realtà sportiva, che è un modo per lottare contro le deviazioni, per una società che non subisca soprattutto le influenze marcate di questo tipo di società odierna, molto legata al web, al mondo virtuale. Pensiamo che la UIA è una delle realtà in cui tutti gli sport veramente cercano di dare il massimo, naturalmente dare dei risultati a livello nazionale con una continuità strepitosa da diversi anni, e questo vi fa onore agli atleti e fa onore a te. Io mi auguro di poter gettare le basi affinché veramente la pista d'atletica diventi una realtà. L'abbiamo fatto candidando il progetto, oggi vi dico c'è una speranza in più. Squadra, però registrato perché c'è la cosa di Mario, una speranza in più, perché pare che abbiamo individuato il canale attraverso il quale poter procedere in maniera autonoma. Detto tra di noi, però, un comune non dovrebbe procedere in maniera autonoma, ma sappiamo le condizioni in cui verte lo Stato e verte la Regione. Noi ci stiamo veramente provando e stiamo cercando di portare in alto il nome di la UIA attraverso lo sport, dandovi anche delle strutture idonee. Se riusciamo a fare questo, mancherà il basket. Il basket non è una realtà, però è l'unica tra le varie realtà che ancora non fruisce di un impianto in cui, o di una palestra in cui poter esercitare questo sport. Magari mi diranno il baseball, io dico tra i principali, poi man mano se ce ne saranno altri noi cercheremo, o chi ci sarà, noi siamo pro tempore,
cercheremo di dargli la stessa medesima attenzione. Io però, questo era giusto per chiarire, non a te, abbiamo parlato una volta, ma ad una platea più bassa, vi invito a vedere gli atti, lo abbiamo risposto nelle interrogazioni, sono agli atti queste cose, non è che lo dice il sindaco o lo dice l'assessore allo sport, o lo dice il vice sindaco o qualche altro assessore, sono agli atti e il lavoro che abbiamo prodotto, naturalmente speriamo veramente di arrivare in porta, io vi auguro, se così raggiungete questi risultati, immagino che se c'è una struttura leggermente migliore, già senza di stesso, anche se abbiamo definitivi due cambiamenti italiani massimali sulla sparta di allora la speranza, diciamo, vi faccio veramente gli auguri, porto saluti all'amministrazione, ci sarà l'assessore allo sport se vuole dire qualcosa, perché pure lei comunque si sta impegnando, quindi spero veramente, vi faccio da tutti i complimenti, poi spero veramente con i fatti, non so più quando fare il contratto, con i fatti di poter dare concretamente una risposta, perché era concreta anche la costruzione di fattibilità, però rimanendo così, non dare una risposta che si inizi su questo. Grazie e bocca al lupo a tutti. Allora, buonasera, generalmente quando porta il saluto il sindaco lo porta per tutta l'amministrazione, per cui grazie in ogni caso per l'invito e grazie per l'impegno e la dedizione che dimostrate da sempre e per sempre, perché lo sport è innanzitutto svago ma è soprattutto benessere, quindi attraverso la pratica sportiva si innalza anche il livello, migliora la qualità della vita. E che dire, io vi auguro di continuare con lo stesso impegno, di seminare l'entusiasmo che mettete in quello che fate in modo che sempre maggiore giovani si appassionano all'atletica e non solo, e anche perché diventa strumento di formazione e soprattutto strumento di educazione, quindi è anche attraverso lo sport che si innalza il livello culturale delle nostre comunità. In bocca al lupo e buona continuazione e buon sport a tutti e tanta lunga vita a Domenico, perché se perdiamo Domenico perdiamo un pezzo di storia. Grazie. Il commissario della FIDAL Basilicata, già presidente della FIDAL Mondiale, che insieme a lui abbiamo organizzato qui a sul Monte Sivino, vogliamo ricordarlo, i campionati italiani per regioni di corsa in montagna, dove sono state presenti ben 13 regioni italiane. Grazie, comunque un po' giusto due minuti, perché anche perché non sono abituato ai lunghi discorsi, infatti il tempo mi ha preso un altro piede. Chiaramente porto i saluti della Federazione Italiana di Atletica Leggera, del Comitato Regionale di Basilicata, anche nella persona del commissario attuale che è Giacomo Leone, che è stato anche il campione italiano di maratona, che è vincitore della maratona di New York nel 1989 ed è un amico molto vicino alla regione Basilicata. Dunque, quando Giacomo mi ha detto l'altro giorno che non poteva venire per impegni suoi istituzionali, parlando dell'atletica, ha delegato a me, che sono tutti insieme anche il sortichio, che non conoscete, alcuni due che lo conoscono, ho accettato ben volentieri, devo essere sincero, perché alla UIA ho iniziato uno dei miei finegari a Giacomo, quando con Domenico ci conosciamo da ormai 50 anni, neanche più. Per cui ho fatto gare di corsa campestre, più alla UIA, gare di corsa su strada tra la UIA inferiore e la UIA superiore, per cui con Domenico poi ci lega anche, diciamo, un'amicizia di lunga data. Ho accettato ben volentieri questo in giro venire qui alla UIA e quindi oggi chiudo qui, voglio appunto augurarvi una buona festa all'atletica, ma soprattutto voglio augurarvi successi futuri nell'ambito appunto della leggera, perché meritate tantissimo, perché il Club Atletico La Via, non vi scordate, è una delle società storiche dell'atletica in Basilicata, più di 50 anni, quindi merita davvero tantissimo. Grazie e buona festa.
tanto attese premiazioni. Bene, io saluto tutti gli intervenuti e ringrazio tutti per questa presenza. Iniziamo subito con le premiazioni. Allora, iniziamo le premiazioni con la squadra assoluta maschile, vincitrice dei campionati regionali di corsa campestre. Questa squadra è formata dagli atleti Luciano Rizzo, Michele Rizzo, Antonio Cozzi e Michelangelo Cozzi. Premia il subcommissario Fidal Basilicata, dottor Carmine Abrico. Complimenti. Facciamo sentire il nostro calore con buona gli altri mancano, poi di Michelangelo Cozzi, di Antonio Cozzi, che sono sempre in lavoro. Almeno solo una persona un'esperienza, ci racconti brevemente questa tua esperienza, penso anche dei tuoi amici del club atletico. La mia esperienza è avanti da un po' di anni, è difficile portare avanti nel periodo di scuola, è difficile trovare il lavoro, per allenamenti, anche alle gare, però insieme riusciamo a portare difficile orari. Ho la sera tanto durante la veracide, niente, ci è sempre bello ritrovarsi, sempre per un insieme di allenamento insieme e oltre che con le gare. Quindi... Da quanto tempo tu continui questa passione? Dal 2003, quindi sono 15-16 anni. Ho smesso qualche anno nel periodo universitario e poi ho ripreso quando sono arrivato dalla laurea. Complimenti a tutti quanti, anche a lui, a tutti voi, grazie, un applauso. Proseguiamo. Anna Maria, prego, a chi tocca? Bene, adesso passiamo alla squadra femminile assoluta, campionesse regionali di corsa campestre, squadra formata dalle atlete Giacomina Miraglia, Maria Rosaria Martino, Francesca Pitto, Giuliana Ierpo. Premia il professor Angelo Di Mio. Prego, ci sono tutte le persone nominate? Vero di sì, prego Giacomino. Maria Rosaria che è nastricata che manda la commissione. Ah, facciamo allora un augurio doppio a Maria Rosaria. Che tenete qui passato. Prego, presidente. Scusa, qual è la squadra? Allora, la squadra femminile assoluta, campionesse regionali di corsa campestre. Che? Un attimo, alla Giacomina Miraglia va la targa di campionessa regionale individuale. Ammazzate i bambini o ci penso io? Se vai io non fate sta cinta voi o ci penso io? Allora, Giacomina, che anche adesso prego il presidente complete Giuliana del Po che manda le tue campionesse. Allora, super contenta Giacomina, tu hai pure l'altra cosa che ha detto Anna Maria. Ci racconti brevemente la tua esperienza? Sì, qua vanno le foto, prego. Beh, è stata una bella esperienza, un bel gruppo. L'anno scorso la squadra completa, insomma, ci ha permesso di raggiungere questo bel risultato per il club, per Domenico, è stata una bellissima esperienza. È arrivato anche il titolo regionale, per cui, diciamo, dal mio punto di vista
Sicuramente è stata un'esperienza gratificante. Assolutamente, lei? Io sono contentissima che tutto questo è un'esperienza nuova per me, perché come diceva sono mamma di campionesse, per cui sono felice per loro. Quello che viene per me è ben meglio, perché è tutto in più. C'è in famiglia qualcuno che ha un gol? Al momento il meglio, diciamo, è l'unico che non è, ma non è felice però. Insomma, la famiglia sportiva al massimo. Grazie. Qualche parolina anche, prego. Anch'io sono contenta di far parte di questo gruppo, anche se da poco, e quindi io sono mamma di due bimbe, quindi ricavare un po' di spazio e ne sa qualcosa per Giuliana non è facile. Comunque mi fa tanto piacere far parte di loro. Da quello stambia, perché mi ha interessato quello che avete detto con i due signore mamme. Ma trovate il tempo tra cucinare, fatigare, di accorrere, il vostro marito dice sì, va bene, buonanotte, no, si arrabbia che giustamente. Avete trovato il tempo, quanto dura la corsa? Diciamo che mio marito è pure coinvolto, quindi alla fine cerchiamo di organizzarci, però meno male, non è che mezzo, lo spazio lo trova sempre durante le giornate. Mi faccia capire, lei corre un'ora e mezza. Nel senso, tra l'allenamento e l'organizzazione. No, la signora. Diciamo che usciamo un po' di corso, sì. La sera pensa a questo punto. O la sera o la mattina, dipende. A volte corro quando accompagno le mie figlie. Ma già, ma da ascolto, lo sincero. Va bene. Grazie a voi. Non voglio far perdere tempo, vengo di là, dai, vengo volentieri alla Lavoria, ho tanti amici, davvero è un posto meraviglioso, mi ricordo quando portammo la rappresentativa dell'Emilia Romagna a Maratea, rimasero incantati, e poi per 7-8 anni che hanno sempre gli espresso, ma non facciamo più raduno, non l'abbiamo fatto più, ma speriamo di farlo, perché con questo impegno verace si vede, io non è che voglio fare, non voglio trovare nessuno, però l'assessore e il sindaco sono due persone serie, io conosco questa settimana, un'ottima impressione, davvero, cioè, gente sana. E poi un saluto a tutta la Lavoria, perché ci vengo anch'io, ho fatto la prima gara di Corsa Campestre alla Neve, 1971, insomma io facevo la marcia, ma ho battuto tutti i mezzocondizi, quindi. E ricordo tantissimi, Lucia, Oliveto, Panaino, Nocera, vi abbraccio tutti, Vito Sisini, ovviamente sono stati già nominati. Ci vengo sempre, volentieri, un posto meraviglioso che davvero merita. Se ci facciamo la pista e noi abbiamo la fortuna di far parte ancora del mondo dell'atleti, è un mondo difficilissimo, perché prima c'era una bella legge regionale che ci dava qualche... perché anch'io faccio da 20 anni con la squadra del Monte Scaglioso, dove abbiamo vinto 10 scudetti a squadra, faccio il campionato italiano di marcia, e mo ce l'hanno poco perché sono 2 anni che la regione non ci finanzia più, e chiaramente o hai sponsor o stai a casa. L'atletica, almeno io non sono capace, non ha sponsor l'atletica, e quindi è uno sport difficile da fare, ma va bene così. Quindi tanti cari saluti, in bocca al lupo, complimenti e grazie a tutti di avermi ritrovato. Spero di tornare. Prego, signore Piccozzi. Sì, dov'è? Giustamente. Prego, Anna Maria. Chi prendiamo? Adesso il premio alla longevità sportiva all'atleta Isa Manfredini. Facevo le scuole medie e già lei correva. Sono nata con lei. Io facevo le scuole medie, dai. Bene, la motivazione per questo premio così importante: costanza, determinazione, sacrificio e passione, questi gli ingredienti che hanno contraddistinto la brillante carriera sportiva di Isa, possiamo dire icona del club atletico Lauria. Anche un grande atleta, Giuseppe Olivetto.
Sì, sempre. Isa, allora, se c'è, va bene, non mi scappa niente. Questo in particolare. Assolutamente. Non me la potevo fare. La longevità. Ma veramente. Quanti anni hai detto tu corri? Io ho iniziato l'anno. Effettivamente, come dicevo io, sono stata capace di gareggiare tutti gli anni, con tutti gli anni si è connessi, però fino ad oggi non c'è stato un anno che non ho fatto almeno una gara. Almeno questo è sempre come contraddistingo. Effettivamente è così, ci vuole sacrificio, dedizione, però se hai la passione, oserei dire, non sacrificio non va proprio bene questa roba, perché sacrificio è quando fai una cosa con fatica e ti imposta, ma quando ti nasce da dentro, no, assolutamente, la passione non comporta sacrifici, anche se al momento è faticoso, perché la tecnica fatica tanta, però le soddisfazioni la superano alla grande la fatica, soprattutto in una scuola di vita. Senti, a parte te stessa, a parte Domenico, t'anticipo, a chi devi ringraziare per aver, dopo tanti anni dal 90, che ancora sei in ottima forma, ma soprattutto che vai correndo e facendo questa vita per la guida? Non lo so, Domenico sicuramente, poi forse me stessa e i miei per avermi donato di questo carattere forte e guerriero, questo sì, me lo devo, questo è un premio che me lo devo per me stessa. Hai avuto dei momenti, dal 90, tanti sono, non sono bravo in matematica, dal 90 ad oggi, hai avuto dei momenti un po' di defiance, cioè, lascio tutto ma come fa fare, no? Qualche defiance dovuto ai problemi fisici, dove ho avuto un intervento alla schiena molto importante e che mi comportava molto molto dolore negli allenamenti, mi impediva di arrivare a quei risultati tanto attesi, tanto allenamento finché arrivassero, però erano durante gli allenamenti, a fine allenamento già il pensiero, domani che faccio? Quindi economicamente passava tutto. Si sa, ci sono gli alti e bassi, però anche nei bassi la pratica per me è stata fondamentale, alla base. Grazie per questa tua bella testimonianza. Un applauso. Ci vuole molta passione, ha ragione Isa. Vai Anna. Allora, passiamo adesso all'atleta Antonietta Cigliano. Bene, all'atleta Antonietta Cigliano, anni 17, va la targa al merito sportivo per i risultati ottenuti nel 2019 nelle gare di velocità. Premia l'assessore allo sport del comune di Lauria, signora Lucia Carlomagno. Ho avuto anche il piacere di averla come alunna per qualche anno, quindi ancora di più i miei complimenti. Le ha fatto di strada in tutti i sensi. A 17 anni essere su questo palco stasera, super premiata. Le tue prime impressioni adesso a caldo? Sono soddisfatta del lavoro che ho fatto. E sono felice di aver intrapreso questo sport che mi ha formata anche non solo fisicamente ma anche psichicamente, cioè mi ha fatto crescere tantissimo e soprattutto mi ha fatto credere in me stessa, mi ha fatto capire che niente è impossibile, se con l'impegno si può fare davvero tutto. Bene, complimenti, grazie, ciao. Sono per leggere una bella cosa quando arrivata la Lauria. Bene, volevo dire un'altra cosa. Allora, oltre alle targhe e ai vari riconoscimenti, il Club Atletico ha apprezzato molto l'iniziativa del comune di Lauria di dare ai bambini delle scuole le borracce
per l'induzione della plastica. Sì. A noi è piaciuta tanto questa idea e l'abbiamo voluta fare anche noi come club atletico, perché chi va ad allenarsi inevitabilmente porta dell'acqua per l'allenamento, e quindi ci sono tante bottiglie a volte anche in giro lasciate pure non raccolte in maniera differenziata, per cui anche noi come sport ci piace lanciare questo messaggio di riduzione di questi rifiuti, per cui abbiamo voluto un po' dare ai ragazzi del club atletico una borraccia simile a quella del comune, perché questa iniziativa ci è piaciuta veramente tantissimo, per cui non dico che l'abbiamo copiata, ma quando si copia bene penso che rinforzare una cosa importante, penso che non dispiace. E buona notte che vinci. E va bene. Ma prendiamo, andiamo avanti. Allora, passiamo adesso all'atleta Floriana Cataldi. Anni 14, a lei doveva la data al merito sportivo. Motivazione di questo premio: talento naturale per emergere nelle gare di mezzofondo. Premia Raffaele Papaleo, un ex atleta del club atletico Lauria. Che ci ha sempre spinto e dato molta forza,
cioè, siamo qui anche grazie a lui. È la prima volta che ricevi questi premi? No. Cioè, anni un anno, che fate l'hanno premi a te? No, nelle gare, non... Ecco, ma questi premi qua stasera per i tuoi impegni, la prima volta che viene premiato. Allora, c'è una soddisfazione, qua c'è la pornaccia dell'amministrazione, mi raccomando, usala. Sì. Ok, grazie Nils. Allora, abbiamo parlato di icone prima, ma scusatemi. Icona delle icone. Oh, è lui, no? Facciamo l'applauso. Ho sentito ex atleta, adesso ma tu che fai adesso nella vita? Grazie, che fai? Ho bisogno di finanziare. Allora ti riguarda la cosa, sei il finanziere. Ma ci parli veramente della tua esperienza da atleta. Noi ti abbiamo visto, lui veramente, ripeto, è un'icona, senza adesso sfoltere Paolo Sei, perché chi di noi da Uioti, oltre a vedere Vito, oltre a vedere Isa, non ha visto almeno una volta nella vita scappare dalle vie della Uria questo gigante che si vedeva Corria a tutte le ore, pure 40 gradi, che suonavo io per lui quando lo vedevo da casa. Quindi, voglio dire, è diventato uno di noi, uno di famiglia, tra virgolette, perché veramente ha rappresentato l'atletica, non solo la Uria, nella regione e anche fuori regione. Ma hai capito l'importanza che hai detto, fammi capire. In realtà no, me lo fate capire voi in queste occasioni, diciamo, forse me ne vengo conto di più. Più che altro sono contento perché se posso essere di esempio per i ragazzi che stanno iniziando adesso, come per me un esempio è stato Vito, Nicola Mandolo, sì. Per loro magari posso essere io, quindi questo mi dà molta soddisfazione, anche un po' di responsabilità. Oggi vedo comunque la pista atletica piena, cioè vedo dei ragazzini, delle categorie esordienti ragazzi che sono poi le categorie dove si costruisce, si creano le basi per creare anche atleti di livello. E tra di loro sicuramente ci sono dei talenti che Domenico sa bene come investire su di loro e insomma seguirli nel tempo. Quindi io faccio a loro sicuramente i complimenti per quello che stanno facendo e gli sprono per continuare a fare questo sport che sicuramente dà dei risultati nel tempo, quindi di non cercare subito il risultato ma costruirlo nel tempo e quindi sicuramente diciamo, i sacrifici portano comunque al risultato. Quindi, auguri a tutti i ragazzini che stanno iniziando e che fanno atletica oggi per quello che faranno domani. Grazie per tutti. Adesso è il momento della giovanissima Barbara Mazzilli. Giovanissimissima. Guarda lì, a tre. Sembrava un po'. Prima pista regionale nei metri 50 piani con il tempo di 7:04. La targa, a lei la targa, con questa motivazione. Atleta rivelazione dell'anno. Premia un grande atleta del club atletico, Vito Sisinni. Atleta da yoga a vestire la maglia azzurra. Penso che questo credo Vito, proprio ti volete un attimo, sono veloce. Oh, giovani 11 anni. Corri, cioè, ma tu sei normale, sì, ma sei come tutte le altre, hai una tua vita, diciamo, privata, o corri solamente? Cioè, i divertimenti di una ragazzina di 11 anni, quali sono? Stare con le amiche, praticare il proprio sport preferito.
non hai nostalgia, insomma, andiamo un po' a fare quattro soldi a ballare, no, io devo andare, devo correre stasera, non è che sei un po' mannaggia sta atletica, magari no, non hai pentimenti. No. Come la scuola media mi parla, no? 11 anni. Sì, la seconda. Come vai a scuola? Non mi rispondo di corsa che è una battuta brutta. Come? E nel senso, scolasticamente ti pesa avere anche questa attività appunto extra scolastica? Cioè i tuoi risultati scolastici sono buoni comunque? Sì, sì. Sì, tengo tre, insomma tu. No, non l'hai detto molto convinto, però ora è sempre atletica nella tua vita, è vero? Sì. No, sento buono, ciao. Un applauso. Che c'è? Una vittoria di Barra. Ah, vediamola, quasi in diretta. Che anno era? Maledetta prima messa. Iniziamo questo. Ah, certo. E che l'anno dopo? Ma... Ah, 2019. Forse sei in fare da noi. Stanno aspettando che stiamo cinque, Roberto. Sarò cercato, ma dove è andato? Guarda che ne va. Guarda qua, ecco. Dai. Vituccio mio. Allora, andiamo da icona a icona stasera. Dai, a te il microfono, una parola, non so. Saluto tutti, sono contento di essere qui, spero di esserci ancora per un pomeriggio tenuto. Grazie a Domenico Forestieri che porta avanti l'atletica, lo fa con grande passione e io voglio ringraziare personalmente Antonio Petraglia qui presente che mi ha scoperto come ha scoperto anche Domenico e gli altri. E forse la gara che ricordo con più piacere è una gara fatta insieme a Domenico e Michele Clemente, la 3x1000, come ti ricordo. Una delle più belle esperienze, è stata mezzo ragazzo, anche a me l'ultimo partito di cielo. Vabbè, comunque ci abbiamo provato. Complimenti a tutti gli atleti. Di social vi devo comunicare che in questo momento più di 200 e passa persone sanno che alla via stiamo festeggiando. Direte voi, ma come? Rispondo io. Beh, avendo fatto la foto, io sono su Instagram, le visualizzazioni, siamo arrivati a 220 visualizzazioni. È una bella pubblicità, 220 persone casate che invece sta a casa c'è un fungo, siamo qua a fare marionette, è una cosa molto bella. Bene, adesso siamo proprio al momento centrale di questa serata. Passiamo perciò alla consegna delle borse di studio per merito scolastico, sportivo e scolastico, nell'ambito di un progetto del Club Atletico La Unia. Allora, borse di studio per merito sportivo e scolastico, sportivi, studenti vincenti. Anno 2019-2020. Con l'avvio della stagione sportiva 2019, il Club Atletico Lauria mette in pario per i propri atleti delle mini borse di studio in relazione al profitto sportivo agonistico legato al profitto scolastico. Studio e sport uniti in un binomio sempre più forte, dove il valore sociale e formativo dell'atletica completa il percorso educativo e culturale che inizia dalla scuola. Un'opportunità e una risorsa per incentivare i giovani a coltivare la loro passione sportiva senza trascurare la formazione scolastica. Allora, borsa di studio oro all'atleta Maddalena Cassini. Anni 17, con punteggio FIDAL superiore a 800 punti e media scolastica superiore a 8 decimi. Motivazione, atleta di talento,
con l'innata abilità di esprimersi nelle gare di velocità. Premia il sindaco dottor Angelo Lamponia. Maddalena, domanda che tutti si fanno in questo momento, il momento è diventato serio, hanno ufficializzato la... Che ne farai se soldi? Domanda lecita. Sicuramente mi sarà per il mio futuro anche nell'università, quindi anche cosa fare, quindi non so. Sì, tu nella vita cosa fai? Studi all'università? No, che fai? No, invece che fai? Sì, frequento il quarto liceo classico. Alla via. Riesci a conciliare studio e sport? È difficile, però effettivamente sono finita la borsa di studio, ci sarà un motivo, quindi c'è una cosa per far capire a tutti che comunque si può fare, cioè con i sacrifici, con l'aiuto di domenico soprattutto si può fare alla fine. Una gara bella che ancora ricordi con piacere, qual è stata? Vabbè, nazionale allievi, è stata una bellissima esperienza, perché anche se non si vince alla fine, essere arrivati lì è un grande onore. Ma si sì, si sente. C'è il video suo? Lo vediamo un attimo? C'è la presentazione sua. Ah, sì. No, è il massimo. Ti vediamo molto concentrata. Ma se tu sei. Che cosa Maddalena si prova in questi momenti che precedono, ecco, la gara? Ecco. La nostra successi. Chi l'ha fatto? Sì. Tu? Vai. Vai. Ah, ho detto, invece. Sì, ma è il transetto. Grazie. Grazie. E facciamo di questo partito praticamente. Poi Maddalena, chiedevo che cosa si prova, lei diceva hanno un silenzio assoluto quasi da cimitero, che cosa si prova? La partita c'è manco del respiro. Ah, beh, tanta ansia, perché devi misurare con atleti di livello molto alto, quindi non si pensa a niente. Spero solo a poter arrivare prima o poi. Che poi capire. Grazie, ciao Maddalena. C'è meglio qua, ecco. Adesso passiamo alla borsa di studio argento, all'atleta Chiara Cigliano. Anni 16, con punteggio FIDAL superiore a 700 punti e media scolastica superiore a 7,5. Motivazione. Impegno, passione e risultati
conseguiti nel 2019. Premia il sindaco ingegner Angelo Lamboia. Posso di studio d'argento, l'hai detto? D'argento. Ci asciutiamo. A posto. C'era pure quelli però sì. Ah! Sì, ci vuole un buon impegno. Allora, ecco. Detto, hai preparato il discorso, ci posso fare un sacco di domande, poi io fermo io. Prego, ti vuoi tenere il microfono? Allora, un attimo che devo dire qualcosa alla nostra premiata. Prego. Anzitutto vorrei dire che per me è un grandissimo onore e non mi sarei mai aspettata tutto questo. E colgo l'occasione per dire due parole. Grazie mister. Beh, potrebbe sembrare banale, ma lui, questa persona, ha contribuito in modo attivo e costruttivo, oltre ai miei genitori, alla mia crescita sportiva e non. La prima volta che ho incontrato Domenico, e quindi quando ho iniziato la mia carriera sportiva, avevo esattamente 10 anni ed ho intrapreso questo percorso un po' per gioco e un po' per curiosità, poiché sono cresciuta vedendo mio padre indossare scarpette e correre per chilometri e chilometri, ma non mi sarei mai aspettata tutto questo. Lui, il mio mister, una persona forte, anzi fortissima, decisa, dolce e paziente, ma al punto giusto. Oltre che ricoprire il ruolo di allenatore, è stato e sarà un amico, un nemico, un mental coach e un educatore. Loro, i miei compagni di squadra, che hanno animato tutto il mio percorso, senza di loro nulla sarebbe stato così bello. E tutti i grandi del club, non riuscendo a nominarli tutti e per evitare mancanze non nominerò, ma che ringrazio tutti uno ad uno perché mi hanno aiutata, supportata, consigliata, spronata e rimproverata. Per concludere, il mio augurio è che ogni ragazzo o ragazza che sia nella vita abbia la possibilità di provare emozioni che ti regala questo sport, diventato per me ormai indispensabile. Facevano tante
tante esperienze importanti della vita. Bisogna ringraziare lui, Claudia, deve ringraziare quest'uomo che ci ha creduto e veramente ha messo le basi. Mettere le basi di una cosa penso che vada ricordato sempre. Grazie. Santo siete contenti? Tanto per non andare dietro, non sapete anche se devi dire la tua. Siete contenti ragazzi? Sì. Sì.
Alida Cataldi. Sempre più umili. Anni Luigi. Sofia Marra. Anni 12. Chiara Camisani. Anni 11. Lucia Mazzilli. Anni 13. Facciamo premiare un grande atleta del Dream Atletico, Nicola Mastroianni. Thank you.
con la seguente motivazione. Atleta atletico, dai 5.000 alla maratona al triathlon. Premia professor Pino Carlo. Grazie, questo è per te, foto che ce ne io trovo, c'è qualcuno che ci conosce, ma scusa, mi vuole, hanno parlato tutti, da come scoperto questa tua passione per la politica? Sì. Stendiamo un velo. La situazione della pista della vista laurea, ha detto la sua Domenico, ha detto la sua Sina, non so se quella arrivata, l'hai sentito. Da atleta, com'è questa situazione secondo te? Ma devo dire che abbastanza per la pista che Silenzio. Diciamo, muoversi in questa situazione in cui i fondi scarseggiano e noi siamo penalizzati in assoluto. Devo dire che stiamo cercando di comune accordo di reperire i fondi. L'attenzione è quella, tra poco non ci rimane più niente, però vedo uno spirito molto costruttivo tra club, amministrazioni, enti per poter risolvere la situazione. Il sindaco, ripeto, mi ha detto, mi ha fatto capire che non è arrivato, ha detto una cosa, che c'è il dissesto idrogeologico che purtroppo ha beccato pure la zona della pista e naturalmente la priorità va a questa situazione e a questa soluzione. No, sappiamo qual è il problema, sono anni che si sta provando. Diciamo che la collocazione della pista non è ideale per la questione di collocazione. Però ripeto, siamo molto consapevoli delle problematiche e stiamo cercando con chi da un lato, chi dall'altro, di muoverci al massimo. Quello che posso dire all'amministrazione è una risposta. A noi di non provare e saremo a disposizione per tutti i bandi, i buoni, periferie, sport, tutto quello che ci sarà, per dare una mano se ci viene chiesta anche a tutti quelli che sono, diciamo, le nostre povere competenze e forze. Grazie, grazie Vincenzo, grazie a Stan, speriamo bene, dai, per il nuovo anno. Prego, Anna. Adesso c'è ancora, è tutto un gruppo questo. Carmine Cataldi, Laurita Luglio, Agostino Gallo, Francesca Antonio Pino, Carmela De Rosa. Sono i sei. Sono master. Premia presidente dell'Atletica Amatore Gennaro Ghetto. E facciamo una frase a questi signori che si mettono in gioco giustamente. Alla vostra parte siete giovanissimi ancora, siete più giovani di me, quindi. Grazie. Vai. Prego. Vai Gennaro. Come vedete tutte le categorie sono state premiate questa sera, dai piccolissimi agli adulti. Ancora più piccoli dell'asilo, che poi dov'è? Ah, ecco. Grazie a Gennaro, grazie. Velocemente il pensiero vostro. Grazie a Domenico e a Silvio. Ragazzi, 25 anni, non è che sono 25 giorni, sono da ammirare veramente. La domanda Laura, ma come fa? Me l'hanno mai chiesto. Forse chi ci vede da fuori sì, questo è vero, però penso che se una cosa piace, niente, se lo fai con piacere, penso, né costa sacrificio né niente, poi che la gente dice chi
glielo fa fare, è il pensiero loro. Da quanto tempo la fai? Beh, da qualche anno. Iniziato per caso e ci sono ritrovata, poi penso che la cosa più bella è che la condivido con mio marito. E quindi questo penso che sia. Ma lui non ne parla. Vado a dormire qui, è un divertimento. Tu già ti sei espresso con gli occhi prima. Ma qual è il nome? Poi lasciato su questo l'esercito, l'esercito, l'esercito. Meglio l'esercito o l'altro? C'è una piega, Giordano. Faccio i miei complimenti ai pediatri di questa specie e rivolgo un appello a tutti di mettersi le scarpette, la maglietta e andare sulla pista a corso. Magari quando si può. Grazie, è vero, perciò lo dico. Grazie a tutti, grazie. Ultimi arrivati alla scuola di atletica. Il primo gruppo formato da Samuele Martino. Bravo. Cominciati. Simone Messuti. Cominciati. Anna Di Silvio. Cominciati. Giussi De Rosa. Prega questo gruppo di ultimi arrivati alla scuola di atletica il consigliere comunale Maurizio Mastroianni. Proprio gli ultimissimi arrivi, Anna, vero? Sì, queste ragazze. No, di ultimissimi arrivi come sono andati la posta, galleggiata. C'è ragione. Abbiamo il futuro della politica della vita. Ecco, la bella borraccia con la medaglia di conto, vuol dire qualcosa? No, benissimo. E beh, che comunico. Da quando sei parlato devi gareggi? Ah, proprio, oh, fresca cosa. Ti è piaciuto? Chi ti ha spinto a correre, a partecipare? Giustamente, atleta, figlia d'atleta, sei contenta della scelta o perché? È perché non vada a faccia la mano, da casa. Tu sei? Simone, da quanto tempo sei dell'atletico? Oh, già due mesi, già premiato. Mi piace questo sport. Di dove sei? Dell'acqua, sì, ok. Quindi ogni quante volte scegli la via per allenarti? Massimo 3 volte. E che sono tanti per un ragazzino. Hai il tempo di studiare? La scuola media mi pare, 11 anni. Hai il tempo di studiare? Sì, abbastanza. Non ti fa sempre la storia, no? Tu sei? Samuele, di Lauria. No, di Nemoli. E anche tu fai un piccolo viaggio, vabbè sono 10 minuti, però insomma, quanti giorni ti allenano? 8 settimane. Perché hai scelto l'atletica e non il calcio, per esempio? Perché mi piace l'atletica. Ah, ha detto perché mi piace fare l'atletica, quindi... Ma sei tifoso di qualche squadra? Bravissimo! Bravo! No, il futuro è poco. Grazie, ragazzini. Buone cose, perché voi rappresentate l'atletica. Potrei a casa sentire. Caro consigliere, tutto a posto? Guarda, il futuro è questo, Dori, ma tu hai precedenti di atleta o non era cosa per te? No, non era cosa per me. Comunque ci siamo passati tutti, quello che dicevo prima con Nicola Mastroianni, siamo passati tutti per la politica, grazie ad Antonio e a Domenico che bisognerebbe dargli una strada per questa cosa, ci hanno avviato allo sport. L'ultimo segno,
Sì. La sera deve essere. Per ricordarci che ci sono. Grazie, grazie Maurizio. Adesso. Abbiamo capito la tua frase, per carità. Tu l'hai sentito che ti ha detto alla fine del suo intervento? Speriamo di non perderti mai. Anzi no, se perdiamo il momento, sei tu cazzo, no. Quando studia la notte?
da notte. Riesce a fare tutto. Perché hai scelto la fede? Perché mi piace. Ma va? Ok. Aspetta. La sorella? E che le sta chiedendo? Non so fatto più. Tu da come hai scoperto la fede? Con l'altro e ne sono testimoni i vostri recenti 28 anni di matrimonio.
Il nostro augurio più grande è quello di vedere realizzato all'Orio il tuo sogno, la ristrutturazione della vecchia pista di atletica, creando una vera pista con i suoi colori e le sue luci. Una pista dove si può fare davvero grande lo sport e ci permetta di entrare nei circuiti regionali e nazionali, perché le potenzialità ci sono e i tanti anni di tuo duro lavoro e sacrificio lo testimoniano in pieno. Tu, atleta dentro e fuori, sei sempre lì in pista ad aspettare noi ragazzi, con il tuo bel cappello di paglia nelle giornate assolate e tutto imbavoccato nelle giornate fredde e piovose. Non ti ferma niente a nessuno. Sempre lì a studiare le strategie degli allenamenti, adattandoli su misura a noi ragazzi, perché tu ci conosci bene, innanzitutto dentro, e proprio per questo, provando e riprovando, riesci a ottenere sempre il meglio da ciascuno di noi. Volere è potere, e ancora, nulla si conquista senza sacrificio, sono i motti che meglio ti si arrivano, e che ogni giorno sperimenti sulla tua persona. Alla luce di quanto detto, noi giovani atleti, ma siamo sicuri che si unirà a noi tutta la cittadinanza di Lauria, e esortiamo a gran voce in questa occasione il sindaco, l'amministrazione e gli enti competenti ad aiutarci nella realizzazione del suo sogno, muovendo i tasti corretti e bussando alle porte giuste. Sarebbe finalmente ora. Una città come Lauria non può avere una pista di atletica, non può non avere una pista di atletica seria, e questo renderebbe senza dubbio più grande Lauria stessa, e servirebbe di strono per la gioventù lauriosa, e non solo, spingendo a questo sport nobile che educa a grandi valori. In conclusione, caro Domenico, ti vogliamo dire grazie con tutto il cuore per la tua saggezza e il tuo esempio di forza, ma soprattutto grazie di essere per noi, prima di ogni cosa, un grande maestro di vita. Con il pulito affetto e stima e per ragazzi. Riparo, spazio per crescere e soprattutto linfa vitale, per potenziare le nostre capacità fisiche e mentali. Così un giorno noi saremo orgogliosi di poter essere i due frutti migliori. Ovviamente campioni, studenti bravissimi. Questa è la dimostrazione di hanno cuore e valore. Questo è il gruppo, diciamo, l'ultimo storico che è cresciuto con la speranza di arrivare a dei risultati. Io 4-5 anni fa ho detto, qualcuno di voi deve arrivare. Con questo abbiamo